A Waragan, amici amiche, e benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kiko e questo è XCOM Enemy Within. Finalmente sono rientrato alla base, in tutti i sensi, non solo in quella di XCOM, ma anche a casa mia, quindi posso riprendere tranquillamente a fare i gameplay che tutti voi aspettate settimanalmente. Quindi direi di procedere e andiamo un attimo a vedere com'è sono messi i nostri soldati. Abbiamo, vabbè, Dark Evil, ah ok, in laboratorio genetico per 2 giorni e zero shock anche, quindi benissimo, benissimo. Va bene, gli altri sono messi abbastanza bene qui. In crea strutture abbiamo fatto, ah ok, stiamo facendo il laboratorio scientifico e la struttura di contenimento. Giorni restanti 2. Ok, perfetto. Sì, perché avevo fatto un cambio, praticamente avevo spostato il contenimento più sotto perché qua voglio mettere tutti i laboratori. Qui abbiamo tutti i generatori, l'aerium termico, cazzi e mazzi. Qui il collegamento satellitare, tutti satellitari. Qui ci metterò un'officina, probabilmente, o addirittura ci potrò mettere la rete satellitare che mi permette di tenere molti più collegamenti satellitari. E potrei fare un laboratorio. Allora, le cose sono queste, che potrei fare una rete satellitare qua, togliere il collegamento satellitare perché tanto viene implementato nella rete e mettere un'altra rimessa qua, di modo che questi quattro qua sono collegati e anche questi qui. Perfetto, bisogna essere strategici nel buttare giù la base. Allora, in fonderia abbiamo gel di Ellerio. Vabbè, ok, bando alle ciance, ragazzi, cominciamo a cercare attività. Minchia. Recchiamoci. Attenzione, cellula Exalt presente, operazione segreta. Allora, io ci manderei questa volta. Voglio vedere come se la cava tutta la squadra al completo dei Dark Chaos. No, scusate, dei Metal Chaos. Quindi ci mando probabilmente abbiamo Jason intercettato Brody. delle strane trasmissioni. Ci mando Jason L'infolle che si fa Brody. chiamare comandante Straker ha monopolizzato i notiziari farneticando di agenti segreti. Anzi, no, raga. Sì, ci mando Jason Brody, Agente esatto. XCOM inviato contro le operazioni Exalt in Canada. Perfetto, così manderemo la squadra Metal Chaos. Invece manderò l'altra squadra per la prossima missione, che è la squadra degli White Striker. Incorporando la fusione nel pigmento della pelle, creiamo un effetto tipo camaleonte per i nostri soldati. La velocità di Interessante. regolazione ottica migliorata permette ai soldati di compensare più rapidamente quando sbagliano un tiro. Ah, perfetto. Molto molto bene. Modifica cibernetica. Ah, vediamo un po'. Fa l'inventario Mac. Ok, va bene, ok. Qua come siamo messi? Siamo messi in bene su tutto il fronte, malino, 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 malissimo. Però non abbiamo perso niente. Costruire una struttura di contenimento in corso, va bene. Ok. Perfetto. Quindi vediamo un attimo nella ricerca. Ah no, ok, stiamo già ricercando qualcosa. Catturare un alieno vivo, interrogare l'alieno catturato. Va bene, cercheremo di fare anche queste cose qua. Corazza Comandante, Titan! trasmissione in No! arrivo da parte del Consiglio. Porca vacca, pezzi di merda! Prima di. Ma vaffanculo all'isola di Terranova, sulla costa di San Giorgio. Sono presi. Ma vai a fare. No, no, voglio prima. No, 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 no. Corazza Titan, un giorno. Riusciamo a prendere la corazza Titan? Vediamo un po'. Sì, forse ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. C'ho la ricognizione. Sì, cazzo, ce l'ho fatta. C'abbiamo la Titan. Crea oggetti. Titan, 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 Titan. Sì, comincia a produrne 6 di Titan. Anzi, comincia a produrne. Sì, dai, 6 van bene. Sono più che sufficienti. Anche perché costa 630. Sta ceppa di minchia. Vabbè, però. Sì, corazzina Titan. Allora. Ricognizione, avvia Comandante, missione, sì. eccellente.
Attendiamo con impazienza i vostri progressi. Allora, rimuoviamo tutti, mandiamo Jesus God, capo squadra, perfetto. Poi abbiamo Isma 2013 da mandare. Dove minchia? Trogs, tra l'altro. Scusate, modifico soltanto che lo rendo. Ok. Aumenta di 15 la difesa quando l'unità è in guardia. Oh. Tenere la sua mira non subisce penalità, direi questa. Va bene. E aumenta di 2 i danni contro bersagli su. Quando il mech, direi di sì. Perfetto. Allora, rimuovi adesso. Allora, Isma 2013. Dove cacchio lo trovo? Isma 2013. Eccolo qua, Isma 2013. Perfetto. Poi abbiamo Soupman. Soupman, perfetto. Poi Diane Marshall. Diane Marshall, eccolo qua. Di qua invece abbiamo Jason Brody. Ah, però una bella squadrettina, ragazzi, eh. Una bella squadrettina. Dov'è Jason Brody? Eccolo qua, Jason Brody. Cazzo, ma che Jason Brody? Cazzo, sto dicendo Olivia Dunham. Ma che cazzo, stavo già facendo confusione tra le squadre. Che pirla. Olivia Dunham, eccola qua. E per ultima, ma non per ultima, Samantha Shard. Eccola qua. Allora, modifica questo, ok, armamenti, direi corazza Titan, ragazzi, guardate che figata. Essendo saltatrice, direi corpetti nanofibra di sicuro. E qua io metterei lo storditore a lei. Ok. Qua un'altra saltatrice. Vai. Anzi, lei la facciamo con questo fucilazzo qua. Granata. Anzi, anche te. Storditore e ok. Perfetto, ecco la nostra squadretta, ragazzi, al completo, ragazzi, tra l'altro monocromatica, a parte i due verdi e il blu, ma va bene così. Abbiamo la missione, quindi ok, lì va bene, questa è la bomba di invisibilità che va bene. Ok, corpetto, estorditore, ragazzi, direi che possiamo cominciare a spaccare per bene. Ma proprio per bene. Atterriamo. Allora, abbiamo l'assalto. L'area di questa operazione si trova in Canada. Ah, tutto qua, insomma, mai detto tutto e niente. Si trova in Canada, ma dove? Che il Canada è enorme, porca vacca. Allora. Comandante, ci è stato chiesto di indagare su alcune attività insolite. Bello, mi piace sta mappa. Villaggio di pescatori sull'isola di Terranova. Le autorità, ah, ok, l'isola di Terranova, perfetto. Quando si sono persi i contatti, infatti l'isola di Terranova è a nord, fa molto freddo e infatti nevica. Hanno fatto le mappe. Stai silenzio, che dici sempre le stesse stronzate ogni volta e le sanno a memoria. Mi hai spappolato le palle. Comunque, siamo sì sull'isola di Terranova e nevica, e infatti è giusto così. Hanno curato anche questo aspetto i programmatori e i designer del gioco, quindi tanta roba. Bene, non voglio aver fretta, ragazzi, voglio proprio gustarmi tutta la missione. Tutta quanta la missione voglio gustarmi. Indaga sulla scoperta della squadra di intervento e ho intenzione di metterci anche più dei canonici 30 minuti, ragazzi. Non so, io li sto mettendo un po' così alla minchia. Vediamo un po' se qua, aprendo qua, si intravede già qualcosa. Non c'è un cazzo. Bene. Io direi di portarci già lì col cecchino, ma non aprire. Mettiamoli tutti di guardia e aspettiamo di cominciare la demolizione.
Ecco. Sentito. Ci sono degli zombie vicino alla vostra posizione. Cazzo, questo vuol dire che... Significa che le crisalidi non sono lontane. Dai. Devo scoprire in fretta da dove vengono. Che culo, cose. Ragazzi, obiettivi già mancato. Dai, almeno te, dai. Oh, 4 danni, che non son male. Non son molti, ma non son male. Stai lì, stai buono lì, eh. Allora, le crisalidi. Se io apro qua, che cazzo succede? Il finimondo, scommetto. Bersaglio acquisito. Eccolo lì, un altro zombie. Ok, Isma. Ma come cazzo fa a non vederlo? Ma sei scemo. Comincia a sparare te, va. Bello, la miseria. Grandissimo cecchino. Grandissimo, con capriolone al contrario. Minchia, in rovesciata, grande. Uno zombie atleta. 100% direi di far fuoco, vai. Pam, un altro salto degno di 10. Mi piacciono gli zombie che saltano, ragazzi. Devo dire tanta robetta. Muoviamoci con calma. Con molta calma. Mettiamoli sempre in guardia. Dico che non mi fido molto di sti pezzi di alieni. Per non dire altre parole molto più offensive, io mi metto in guardia. Ok, e non succede una cippa. Però attenzione, attenzione, attenzione. Affermativo. Se io mi metto qui, affermativo. Questa la metto qui. Ok, poi te magari ti metto qua. Ok, e non vedi nulla. Ma va bene così. Va bene così. Te, io ti metto dietro qua, così fai anche da cassa. Se qualcuno vuole qualcosa, ricordati, non fargli lo sconto. Direi di sì, di metterci qua. Direi di procedere bene o male tutti vicini, tranne te che potresti metterti qua all'esterno. Vai di guardia, vai di guardia. Cioè un po' staccati ma uniti, nel senso, sì, li ho messi un po' due di qua, uno da solo, però sono tutti lì. Quindi in qualche modo, anzi, io te adesso quasi quasi ti faccio andare fuori di qua. Perfetto. Se tu vai, ti metti qua. Spera di non sbloccare niente. E non ho sbloccato nulla. Sì, signor comandante. Ok, neanche qui c'è nulla. Qua io mi metto davanti alla finestra, mi faccio proprio vedere da spavaldo. Mi muovo qui. Cazzo, ma dove minchia sono tutti? Vabbè, meglio, eh. Vai di guardia, vai di guardia. Facciamo a due a due, mi piace a due a due. Cecchino pesante, assaltatore mech, assaltatore. Anzi, questa è la... sì, è l'assaltatore. Qua quanto abbiamo? Un 95. Vediamo un po' che minchia riesce a fare il mech, dai. So che ce la puoi fare. Madonna mia, poteva essere un super colpo da critico anche questo. Invece no, porca vacca. Te riesci a metterti... Che non ti voglio far scendere, porca vacca. Se riesci a metterti qua... porca vacca, non riesce a beccare. Vabbè, allora, Sì, signor comandante. Ok. Va bene, queste due qua, mettiamole qua. Cosa volete che vi dica? Lasciamole qua. Adesso appena lo stronzetto là arriva, dovrebbe venire segato.
qua. Dai, dimmi crisalidi. No, un altro. Che cazzo è sto qua? Dai, dai, in testa. Oh, in testa, grande. Ragazzi, il cecchino qua è tanta roba, Superman. Ci porremo fine ai tuoi, alle tue sofferenze, ai tuoi rantoli. Tranquillo, abbiamo una cura per la tosse. Eccolo qua. L'isomucil versione laser, ragazzi. Questo che si sta cagando addosso c'ha seri problemi di mal di pancia, vediamo un po'. Io quello lo attendo al varco, nel senso che perché spostarmi troppo qua? Non sono un pescatore, ma c'è qualcosa che non mi convince in quello squalo. Ma penso forse che ci sia dentro una crisalide. Allora, visto che c'è una crisalide, anzi io sono sicuro al 100% che lì c'è una merdosissima crisalide. Mettiamo tutti qua. Così quando la crisalide nasce, se la prende per bene nel paraponzi. Allora, me dirijo allí. Ok, queste due le muoviamo. Aye, aye, commander. Ok, che parano un po' da dietro, perché non so se da dietro arriva qualcuno, ma io non mi fido mai molto di ciò che può capitare. Gli alieni sono infingardi e stronzi. Ok, dai, che spunta. Eccola lì. Meglio comunicarla alla dottoressa Valen. Dubito che una crisalide in uno squalo sia bastata ad assalire la città. Però state attenti. È bello, cominciamo a mancare. No, però. Cazzo, il problema è che qua non possiamo stordirla. Cazzo, bisogna stordirla, ragazzi. Ma scusa un attimo. Ah, il coso si è nascosto. È nascosto. Si è infrattato. Vacca. Allora, innanzitutto eccole là le altre due. Sì, signor comandante. Eccoli che arrivano. Eccoli lì, cazzo, li abbiamo smossi. Allora, attenzione, perché potremmo prenderle vive tutte, eh? No, non è vero. Sto dicendo una bufala. Ragazzi, sto dicendo una grande bufalata. E questa la facciamo fuori subito, così non abbiamo rotture di palle dal fronte occidentale. Ok, questo lo mettiamo qui. Porca miseria. Io quasi quasi le triturerei tutte e tre. E vaffanculo, guarda. Non penso di fargli tanto male, quindi. Ma nel ca. Ok, triturato. Adesso. Cazzo. Sì, signor comandante. Ok, queste le vede e anche. Sì, più o meno si vedono. Cazzo, questa qua c'ha lo storditore, ma non arriva molto distante. Minchia. Minchia. Fanculo con lo scatto, mi va. Scatto, no. Cazzo, può andare massimo fino qua. E le vede. Chi è cazzo è che ha il lo shock? Però non lo può. Allora, se noi le facciamo fuori adesso, allora facciamo una bella cosa. Tu hai già sparato, ok. Tu questa qua, il 71, me la potresti anche far fuori. Cazzo, mancato. Sì,
Dai, dai, ti prego. Grande. Ok. Dai. Grande. Adesso ne rimane solo una. E la stordiamo, punto. La stordiamo, no? Cazzo, non... Sì, la stordiamo. Con... Ecco, col cacchio. No, non la stordiamo. Vaffanculo. Porca miseria. Che cazzo sta facendo? Ma è scemo. Ma che cazzo fa? Ma vai a fare in culo, va. Ma che... Col... coglione. Che cazzo succede adesso? Questo va avanti e mi prende il cecchino. Vaffanculo. No. No. No, brutto stronzo. 7 danni. Vaffanculo. Va bene, dai. Stordiamo sto pezzo di merda. Come nessun bersaglio? Ma come nessun bersaglio a portata? Ma dai. Ma non ci credo. Ma come nessun bersaglio a portata? Mi dirigo a quella posizione. Ma stiamo scherzando? Nessun bersaglio a portata. E allora va a fanculo, va. Beh. Ma che cazzo? Listo para disparare. Ma perché non ha... Non ho capito perché non ha... Boh, vabbè. Certe cose proprio non me le spiego. Non riesco a capire perché le crisalidi non si riesce a stordirle. Probabilmente dobbiamo migliorare lo storditore. Non so. Questo riesce a sparare al tipo, no? Ma vaffanculo. Aye aye, Commander. Mancherà solo quello zombie stupido. Vabbè, rimettiamo un po' tutti insieme. Cazzo, le crisalidi, dovevamo prendere l'unica cosa che dovevamo prendere e ci stavamo riuscendo. Eh no, quella merdaccia non va. Trova la fonte dell'infestazione. E adesso qualcosa di marotto proprio. I maroni, ragazzi. Verstanden, Commander. Ecco, noi ovviamente non lo vediamo. Mi dirigo là ora. Eccoli che arrivano. Quella nave non si è solo incagliata. Sembra sia stata attaccata. Direi che è la probabile fonte del problema crisalidi. Ecco, bene, sulla nave. Immagino dovremmo essere grati che non fosse una nave da crociera. Ah, c'è anche navi da crociera, speriamo. Speriamo. Procedo. Questo quanto lo vede? Dai, 92, vai. Ah no, cazzo, ma è una crisalide. Brutta pezza di merda. È una crisalide. Cazzo. Cazzo, vai con lo storditore. Position confirmed. Dimmi che ce la fai a stordire sto. Ma che cazzo, va. Ma va a fan bagno, va. Riposa in pace e va a fan bagno. I'm rolling. Affirmativo. Allora, vediamo un attimo di... metterci in guardia. Mi sa che la missione sarà più lunga del previsto. Occhio al pesce lì che potrebbe avere sorprese. Potrebbe anche uscire Capitan Findus. Quindi, mi raccomando, se vedi un tipo col cappellino e la barba, spara senza paura. Allora,
Vediamo un attimo qua com'è la solfa. Ci penso io. Bene, la sta fumando, la nave sta per esplodere, tanta roba. Ci penso io. Ok, bello perché ho messo il cecchino a terra che dovrebbe andare su invece. Che posizioni strategiche, ragazzi, che sto facendo. Vabbè, il cecchino lo metto su di qua. Ok, questa sarà molto importante. Teniamola più indietro possibile perché ho già capito che missione di merda sarà. La nave sarà in piena di tonni da cui usciranno gli schifi possibili e immaginabili. Missione molto lunga questa, devo dire. Tra zombie e crisalidi qua, dai, sparagli nel capra. Grande. 6 danni, non male. Vediamo chi tocca. Grande, dai. Bella. Posizione rialzata. Serve sempre, ragazzi. Tanta robetta. Io ti metto qui. Ora. Guarda, non per essere, ma io ti metto nemici qui. Avvistati. Minchia, ragazzi. Però no, Sta ceppa. Vai, dai, dai. È per forza, cazzo. È per forza, ho dovuto usare l'altro missile. Tanta roba sta squadra. Ragazzi. Giuro che se... Dai, rialzo strategico. Pam. Bella. Giuro che se non mi danno le promozioni mi incazzo. Te conviene. Porca miseria. Devo andare anche su, sì, porca vacca. Ci vado qua. Aia, dai che ce la fa. Dai che ce la fai, lo so. Minchia sì, cazzo sì. Che squadra. Godi, popolo, godi. Tu spostati qua e mettiti di guardia. Anche te, questi li teniamo qua. Ok. Allora, l'unica cosa che mi resta da fare è andare qua con questa prima di concludere la missione e ok, curare. Perfetto. Curare il tipo, dopodiché possiamo muoverci qui. Allora vediamo un po' di non fare stupidate. Ma io te quasi quasi, guarda, non per, ma ti metto qua e terrei gli altri due, questi due qua qua. Dai, mettiamo tutti in guardia e poi ok. Ah cazzo, ci sei anche te? Allora ti sposto. Cazzo, anche te però. Ti metto. Ti metto qua. Ti metto qua.
di guardia. Vediamo un po' che succede. Ok, non succede nulla. Va bene ragazzuoli, io mi fermo qui. Spero che il gameplay di rientro dalle vacanze vi sia piaciuto. Quindi vedremo come finirà questa bellissima missione nel prossimo episodio. Restate come sempre sintonizzati e a one again.